ragazzi, vi vengo in aiuto. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, oggi vengo in aiuto di centinaia senza esagerare richieste di aiuto su Ombretta, dove si compra la carta nido? Ombretta, nel mio paese non trovo la carta nido. Ombretta, la carta nido non si trova più. È vero, la carta nido è diventata qualcosa di quasi inaccessibile, un must degli anni 80 che sta scomparendo totalmente dalle cartolerie. In realtà non c'è più grande richiesta sia dalle scuole sia da parte di coloro che fanno bisti, che quindi automaticamente non un prodotto che non viene più lanciato. Ma volete che Arte per te si fermi davanti a queste subdole, insignificanti logiche di mercato? Giammai! E allora armiamoci di buona volontà e andiamo a farci da soli la nostra carta nido. Ed ecco l'occorrente per preparare la nostra carta a nido d'ape. Innanzitutto dei fogli di velina, carta velina, semplicissima. Una squadretta, una matita, un paio di forbici, colle. Per la carta velina solo ed esclusivamente la colla in stick, mentre per le carte più spesse potrete usare la Vinavil o una colla acetovinilica. La Vinavil, se la usate, vi consiglio di metterla con l'ausilio di una siringa. Riempite la siringa di colla, quindi fate le striscette così, usandola a mo' di penna. E poi un supporto rigido che oramai vedete sporco e usato, perché da quando l'ho preparato è passato un bel po' di tempo, ma che adesso vi faccio vedere come preparare. Come vedete, ha tutte queste tacchette a distanza di un centimetro l'una dall'altra e sono delle tacchette che vengono segnalate in due modi differenti: righette o pallini. Questo per far sì che io sappia sempre da dove cominciare a tracciare alternativamente le linee di colla sulla mia carta. Andiamo per gradi, andiamo proprio a preparare il nostro supporto, che è un retroalbum, quindi ci occorrerà anche un retroalbum. Cosa ho fatto? Ho preso la squadretta e ho tracciato una linetta ogni 2 cm, 1, 2, 3, poi finito questo l'ho fatto su tutti e quattro i margini del retroalbum, quindi ho ripreso l'album e ogni 2 cm, però se prima ho utilizzato i numeri pari, ora utilizzo i numeri dispari, ho fatto una bella pallina in modo da avere due segni differenziati. Questi due segni daranno alternativamente il là alla nostra posizione di colla sulla carta nido. Ma facciamo prima a vedere che a spiegare, è molto molto semplice. Ok, come vedrete questo supporto, se ben preparato, potrà durarvi per tanto tanto tempo. Io ce l'ho già da un bel po', come potete vedere è molto usato perché ho preparato tantissima carta nido d'ape. Come sapete io ho una passione per questo tipo di carta ed è un supporto permanente, nel senso che queste tacchette, come avete visto, le ho date poi con il pennarello, mentre di volta in volta decido con la matita la distanza da far tenere alla mia carta nido. Adesso, oggi farò una carta nido con voi, più semplice, a distanza di con i rombi, con i vari alveoli, diciamo così, alti 4 cm. Quindi andrò a segnare 1, poi a 2 cm lascio e prendo questo 1, a 2 cm lascio e prendo questo 1, a 2 cm lascio e prendo questo 1, 1, 1, 1, 1. Ok? Spero si veda. Alternativamente metto il 2, quindi 2, 2, userò quindi oggi solo le stanghette, 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Se invece avessi voluto farla a distanza di 2 cm avrei alternato stanghette e pallini. Quindi se a seconda di come vorrete fare potrete usare questa scala, diciamo così, a vostro piacimento. Prendiamo i foglietti di carta velina.
Cosa vi consiglio per ricordarvi sempre, specialmente se siete degli strattoni, come procedere? Nel mezzo, cosicché poi nel momento in cui l'aprite non si vedrà, scrivete 1, 2, 1, 2, 1, in modo che sappiate sempre 2. In modo anche nel corso del lavoro, anche se doveste alzarvi durante la sessione di lavoro, che sarà una sessione abbastanza lunga, vi avviso, possiate ricordare sempre a che numero siete arrivati, quindi dove mettere le successive righe. Questo è un metodo tra virgolette furbo per non perdere tempo e non fare pasticci. Avviso, fare la carta nido non è semplice, ho visto molti tutorial in giro dove la rendono una cosa molto molto semplicistica, in realtà non è così, nel senso che se la fate a grandi distanze diventa, come in questo caso, è una cosa possibile, ma quando le distanze cominciano ad essere ridotte la riga di colla dovrà essere super precisa. In quel caso cosa ti consiglio? Di bagnare la colla, la lama del righello nella colla e proprio batterla così sulla carta nido, ma diventa un lavoro lungo per cui ci vuole molta molta praticità. Adesso noi invece faremo qualcosa di molto molto più semplice. E allora cominciamo con l'1, quindi puntiamo su un 1 il nostro foglio e con una colla in stick definiamoci appunto tutte queste righe. Io vado anche a mano libera più stretto sarà il foglio più semplice vi verrà e poggio la numero 2, faccio aderire ben bene le due carte, riposiziono il mio foglietto e ricomincio a fare le mie righe. 1, se non siete sicuri di andare precisi, aiutatevi col righello. Proseguite così sovrapponendo una quarantina, cinquantina di fogli. Le carte in commercio sono di 40 fogli sovrapposti di solito. Quindi uno di nuovo, vedete, abbiamo la traccia e così viene tutto molto più semplice. Non ci possiamo confondere perché sovrapponendo può capitare di dimenticarsi dove si sia arrivati. Mi raccomando, ogni tanto staccatela dal piano da lavoro perché potrebbe tendere ad appiccicarsi. Altra cosa, non è un lavoro veloce, quindi se avete la possibilità di reperire la carta nido in una cartoleria vicino casa, io vi consiglio di comprarla. Questo tutorial è per le maestre che ne hanno bisogno di una quantità infinita con i bimbi, per coloro che abitano in posti dove non ci sono cartolerie molto fornite, quindi è un video più che altro di necessità. Adesso ancora la mia carta nido è tutta bagnata, ma guardate. Ok, facciamola asciugare perfettamente e dopo la utilizzeremo insieme.
A questo punto utilizziamo la nostra carta nido. Io mi sono creata due sagomine che formeranno insieme la sagoma di una campanella, perché con la carta nido bianca voglio fare proprio questo, una piccola campanella da applicare magari all'interno di un bigliettino che aprendo si potrà dischiudere appunto questa bella campanella. Magari per Pasqua potrebbe essere un'idea carina, e così sto sperimentando insieme a voi. O potrebbe essere una bellissima decorazione, indipendentemente dalla Pasqua, la campanella per la primavera. Adesso, e poi sinceramente perché mi è venuta in mente questa forma, e questa forma ho disegnato. Allora, su un cartoncino che era la parte superiore di questo scatolo di scarpe, che così invece di buttare ho riciclato, ho disegnato le mie due sagome. Le sagome, non solo quelle della campanella, ma anche altre che andrò rimpinguando man mano che faremo insieme lavoretti con la carta nido, perché adesso che vi ho insegnato come si fa, mi sbizzarrirò un po' di più, perché mi sono sempre molto tenuta, non leggendo sotto i video in cui l'ho utilizzata, che non la trovavate. E allora troverete una serie di sagomine per creare i vari soggetti, tra cui fiori e via discorrendo. L'andrò rimpinguando strada facendo, quindi per adesso troverete solamente le cose che abbiamo fatto fino a questo momento. Ricaviamoci le due sagomine si ricavano così: si scarica la prima da Facebook, dopodiché si gira e si ricalca in maniera speculare, in modo che se ne abbiano due esattamente uguali che formino l'intera campana. Adesso prendiamo la nostra carta nido, da cui io ho tolto una striscia davanti per pareggiare tutto il margine. Io l'avevo ripreso, solo che non avevo attaccato la videocamera, quindi in pratica ho fatto la seguente: ho preso una squadretta, l'ho messa così, ho tirato una linea dritta, non importa che sia dritta a squadra, ma importa che sia certa. Quindi ho ritagliato tutto il margine in modo che possa controllare, prima di fare qualsiasi soggetto, che la mia carta nido abbia tutti gli alveoli ben distinti. E quindi in questa maniera scollerò anche le parti che all'inizio si sono incollate tra di loro, perché potrebbe anche succedere che in questa parte esterna, sbordando la colla, qualche parte si unisca. E guardate un po' la carta nido com'è venuta. Ta-ta! Non è bellissima? Guardate che bella! È venuta perfetta, visto? Basta un po' di pazienza, visto? E non si vedono neanche i numerini. Allora, adesso prendiamo una sagomina, quindi... Voi mi direte: Ombretta, ma metti il margine da questo lato, così ne sprechi di meno. No, meglio sempre il margine metterlo, meglio sempre la forma metterla dalla parte più esterna, perché siamo più certi della riuscita del lavoro. E tac, ricalchiamola. E adesso ritagliamola. E voilà. Adesso, se volete farla a metà, basterà un solo, come vedete, un solo ritaglio. Visto? Se invece volete farla tutto tondo, taglierete due volte la stessa sagoma. A questo punto, con un po' di colla stick, uniamo le due parti. Per la velina la colla stick è ottima, perché non apporta troppa umidità. Facciamo combaciare le due parti. Prendiamo una delle sagomine, rimpiccioliamola dal centro perché deve andare un po' a scomparsa. Allora, per far sì che scompaia, noi dobbiamo farla indietreggiare un po'. Ok, quindi cospargiamo di colla tutta la parte, una parte della sagomina, e appiccichiamola. Io qui vorrei mettere un nastrino a reggere la campanellina,
Ora sono indecisa se mettere un nastro di carta bianco, ma credo di sì. È quello che mi piace di più. Facciamo una cosa molto basic. E allora, attacchiamone una di qua. E ripieghiamo così, tac. Togliamo l'eccesso. Tagliamo l'eccesso. Zac. Adesso cospargiamo anche tutta quest'altra parte di colla. Riapriamo la nostra campanella fino a farla combaciare con l'altra parte. Così. Tac. Voilà, la nostra campanellina di carta nido, che non mi interessa per la campanella di per sé, ma mi interessa per farvi vedere l'apertura della carta nido, è pronta. Quindi questo è il risultato con la carta nido in carta velina. E questa, vi faccio vedere comunque la carta, è l'apertura degli alveoli. Direi perfetti, no? Divertitevi a farvi tanti fogli coloratissimi di carta nido per i prossimi lavoretti che faremo insieme. Festoni, lavoretti per Pasqua, per Natale, non avranno più confini da oggi in poi. Vi lascio le foto e noi ci rivediamo dopo. Ciao! Che è semplice fare la carta nido, quasi quasi non conviene comprarla, perché comprarla sinceramente costa un botto, invece così con la carta velina è semplicissima da fare e in qualunque momento ci venga lo schiribizzo, un po' di carta velina, un po' di colla e il gioco è fatto. Vi metto qui i video di Arte per Te dove abbiamo utilizzato la carta nido e sotto quali troverete le centinaia di richieste: ma dove trovi la carta nido? Ecco, la carta nido da oggi si trova su Arte per Te, direttamente sui vostri piani da lavoro. Spero che questo video vi sia stato utile e vi piaccia. Se è così, mi raccomando, un bel pollice in su, magari una bella sculturina 3D di carta nido col pollice in su. Mi raccomando, seguitemi sempre anche su Facebook, su Twitter e passate in compagnia di Arte per Te l'intera estate. Io vi mando un enorme bacio e ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci!